Un giorno di festa, ma anche di ricordo e consapevolezza. Il 21 novembre cade la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, che il Comando Provinciale di Frosinone ha scelto di celebrare all'interno dell'Abbazia di Casamari. Un momento utile anche a rinsaldare quel patto che l'Arma ha stretto con il territorio e con i suoi cittadini, per ricordare che i Carabinieri ci sono sempre e sono pronti a difenderli soprattutto dai reati più odiosi e sentiti, come ad esempio i furti in abitazione. La molteplicità dei nostri presidi sul territorio, sono ben 55 le stazioni che operano sul territorio della provincia di Frosinone, fa sì che i nostri servizi di vicinanza al cittadino cerchino di far aumentare la percezione di sicurezza per infrenare quelli che sono i fenomeni che più toccano questa provincia e toccano anche nell'intimo i cittadini, ossia i reati di tipo predatorio. La data è quella della battaglia di Kulkalber in Africa orientale nel 1941, quando i carabinieri difesero le loro posizioni nonostante fossero in inferiorità di forze e munizioni. Un episodio che incarna e rappresenta ciò che ogni carabiniere vuole e deve rappresentare per la comunità. Oggi abbiamo rinnovato con la celebrazione della Virgo Fidelis il nostro patto di fedeltà con Dio e con gli italiani. Ecco, è opportuno che ogni anno noi rinnoviamo i nostri patti perché dimostrano che sia importante che ogni carabiniere presti servizio nei confronti delle comunità che gli vengono affidate, per far sì che il sacrificio che a volte è arrivato fino alla perdita della vita sia commisurato a quelle che sono le necessità che ha la cittadinanza dai centri più grandi fino ai centri più piccoli. Il servizio di un carabiniere è quello di prestare l'assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno per cercare di migliorare la qualità della vita sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.